Kids and shit. No, ma cos'è sta roba? È un calcio. No, leva sta lagna. Questa l'hai già messa. E allora? Kids and shit. Buongiorno, buon Natale. Anche a te. A Natale si è tutti più buoni. Oh, ciao. Quindi anche io sarò buonissimo. Oh, che carino che sei. Aspetta. Senza... Oh, ho spaccato le orecchie tutte. Il rumore delle mucche. Allora, guardatelo qui, ma sentitelo qui. Che carino, ma non è simpaticissimo. We wish you a Merry Christmas. Un amore, bello. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy new year. Molto simpatico, sai? Ciao fratello. Allora, ciao. Allora oggi si parla di Natale. Natale. Come ti sta bene questo cappello? Anche ti dona, a te. Ti dona tantissimo. Bello. Vuol dire bello. Allora parliamo di Natale. Sì. Il Natale è la festa kitsch per eccellenza, diciamo la verità. È molto più kitsch che chic, no? Beh, dipende. Magari come c'è vissuto la te che sei kitsch, sì. Tu l'avrai vissuta sicuramente in modo chic. Assolutamente no. Assolutamente. Ah, l'hai detto no. Solo, ah, quindi solo sei un po' kitsch anche tu. No, io sono chic dentro, io posso anche scorreggiare, ma è di classe quando scorreggio, cioè, io, ok? Infatti, si percepisce l'eleganza della persona in questa frase. Cioè, se io, no? Ti facciamo due rutti, il mio avrà una risonanza chic. E la tua avrà quella roba, tu con la ferruta. Cioè, fa cagare il tuo rutto più del mio, già di per sé. Quindi anche un'azione, contenti di sapere tutto anche ciò. Un'azione non chic come ruttare, quando la faccio io assume la risonanza bellissima. Infatti non vedo l'ora di sentirti. Oh. Quindi parliamo un po' di Natale. Dai, comunque stringiamoci un po' che noi abbiamo molto da fare. Sì, dai, urliamo un po' del microfono anche. Allora, così parliamo del Natale. Contento. Sposto più qua il microfono, così ce l'ho solo io. No. Parliamo del Natale. Allora, io sto cercando di salvare le apparenze. Sì, parliamo del Natale. Sì, parliamo del Natale. Della fratellanza, dell'amicizia, sì. Quelle che durano per quelle sempre, fondate su quelle basi vere, solide, cioè, solidissime. quelle che non avvengono soltanto durante le premiazioni di Miss Italia. No, quelle che avvengono anche quando sei quelle accesso. Che quando si spengono le telecamere accadono. Continuano. La nostra amicizia. Sta trasmissione del caso. Quindi. Non fidarmi che è difficile. Vabbè, che bello. Quindi partiamo per oggi con una novità in scaletta. Si parte dalla canzone chic, l'ho deciso io, ok? Quindi presentaci la tua canzone chic. Vuoi, io mi metto qua al computer e cercherò per te la canzone da far sentire, allora, ai nostri amici spettatori, vero? Ci ascoltiamo di Frank Sinatra, sicuramente. Sinatra, che tanto tempo fa succedeva che Cappuccetto Rosso, come Santa Claus is coming to town, o come si direbbe Baglioni, Santa Claus is coming to town. Vai. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Io la so tutta. Tutta? Sì, te la canto dopo. Però guarda che ha il suo Santa Claus is coming to town. Adesso, cantamela. He sees you when you're sleeping. Come mai questa canzone? He knows when you're awake. He knows if you've been allora, bad. La prossima volta che mi gira e va a dire che io sono il suo vocal coach. Non è vero, ragazzi. Il suo vocal coach è Simone Villa. Assicuro, lui va a lezione da loro. I'm telling you why Santa Claus is. Magari loro vogliono sentire town. Basta! Ma mi scippo tutti i capelli da testa. Sfuma sta canzone. No, è ancora presto. Vai, i tempi del web, come i tempi del web. Va bene, sfumiamo. 5. Sai che quando ero adolescente somigliavi a lui. Guarda tu, mi dicevano che somigliavo a lui. Due gocce d'acqua, guarda. Non ho detto ma tutto e per tutto. La faccia, la voce, il modo di l'artisticità. Sei molto cattiva. No, ma è Natale, siamo tutti adesso buoni. Però facciamo un bel momento natalizio. Ci stai? Perché ciao Rudolph. Senti Rudolph? Sì, la renna di Babbo Natale. Quella con il naso come il tuo, grosso. Rosso. Allora, ci ascolti, cioè volevo chiacchierare un po' con te. Sì. Della magia del Natale. Tutti gli anni. Perché è inutile parlare di chi l'ha visto oggi, di fare il TG Novara e altre cose, perché bisogna essere magici un po' nell'atmosfera. Quindi ti racconto due o tre cosucce, secondendo. Va bene, contentissimo, non vedevo l'ora. La tradizione racconta che fra il 12 e il 13 dicembre
I bambini più piccoli attendono Santa Lucia. Questa santa ogni anno passa a trovare tutti i bimbi che hanno scritto una letterina. Beh, questo lo sappiamo. Secondo la leggenda, a Betlemme, nel periodo natalizio... No, aspetta, ho sbagliato a leggere il sito, ho sbagliato a prendere il sito, aspetta. Ragazzi, questo momento è veramente allora, imbarazzante. Allora, facciamo questo, ti racconto questa cosa qua. I presepi peruviani... In Italia non devo parlare dei presepi peruviani. Sono ricavati dentro le panne... Saluto le Alessandro panne. Lussiana, mio collega doppiatore. Le panne? Sì, dentro, sono ricavati dentro canne di bambù. E il paesaggio in sfondo ha i colori accesi dei paesi tropicali. Ok? Perché Natale a sud dell'Equatore coincide con la stagione estiva, da loro estate. Poi, un'altra cosa che voglio dirti, bellissima. La leggenda racconta che il bastone di zucchero a strisce bianche e rosse, pure quest'anno, l'inventò un pasticcere con l'intento di ricordare Gesù. Infatti gli diede la forma di bastone che capovolto è la J, ovvero l'iniziale di Jesus. E non basta, no? Jesus. È brutta questa puntata fatta in questa maniera. Vai avanti. Lo sai che in Polonia il pranzo di Natale è composto da 12 portate, una per ogni apostolo. Ma se non ti interessa. Allora, beh, andiamo avanti e presentaci la canzone kitsch del giorno. Allora, adesso dovrei mettere la password perché tu mi hai chiuso il computer. Qual è la canzone kitsch del giorno? Non te la posso far sentire. Mai, allora, la canzone kitsch del giorno la è. La password perché tu mi hai chiuso il computer. Quindi siamo in diretta. Vai. Semplicemente per costi, per ridurre i costi. Vai. Allora, diciamo, in un periodo di spendere di più. La canzone kitsch del giorno che ci ascoltiamo. Ma non voglio dirti il titolo, l'ascolti direttamente, te lo dico man mano. 3, 2, 1. Sentiamola. You better watch out, you better not cry. Questo è un colpo bassissimo. Questo è un colpo bassissimo. Guarda, che nostalgia. Ma io non... Allora, è stata una roba molto improvvisata, diciamolo. E poi perdonatemi più l'inglese. Ma è stato lì mio insegnante. Io ho iniziato a cantare l'inglese, giusto? No, però c'è chi è stato chi è peggio di noi con l'inglese. Ricordiamoci che gli italiani che cantano in inglese sono tremendi. Però ascoltiamo me. Sono io questo, non siete. Adesso. Guarda che carino, la panza di fora, io sono bellino. Ricordi che facciamo anche questo. You better watch out, you better not cry, you better not bow and tell you why love is coming to the hour. In questa occasione preferisco la canzone Kitsch. I am a big fat man. Io voto Kitsch in questa occasione, ok? Ci piace mucho mucho mucho. Oh, e su queste note a questo punto lasciamo scorrere il video. Certo, lasciamo sotto, salutiamo tutti, vi auguriamo un buon, buonissimo Natale da Natale. Kitsch e Chic da Patis con mio amico e il mio migliore amico Renato Novara. Ci vogliamo tanto, tanto, tanto bene. Ciao!